mi sto imbiancando anch'io a forza di stare su questo muretto, e sto anche sfidando un po' il vento, no? Che da un momento all'altro potrebbe davvero buttarmi giù, perché è parecchio forte. Infatti adesso precauzionalmente scenderò, così col nostro Enzo vi facciamo anche vedere un po' il parco giochi com'è, in che stato si trova, perché allora è tutto quanto un telo bianco praticamente, sembra veramente che l'inverno sia tornato di prepotenza. Davvero sembra di stare in un'altra stagione, perché ormai da un mese quasi è cominciato, anzi no, un mese magari no, due settimane è cominciato la primavera, ma qui non si nota proprio. Una situazione veramente paradossale quasi, però siamo anche sul Carso, quindi ci può anche stare, nel senso che non è una cosa impossibile quando ci sono questi repentini cambi di temperatura e con tanto vento. Io, Laura, mi perdonerai e mi perdoneranno i telespettatori se socchiudo gli occhi, ma mi sta veramente entrando una quantità di neve incredibile, e si stanno anche gelando le mani, devo dire. Ricordo anche, a beneficio di tutti, che è obbligatorio avere le catene a bordo per quando la neve attacca, fino al 15 di aprile, no? Quindi questa è una cosa che molto spesso viene sottovalutata, Laura, però in realtà è bene ricordarlo.